Gli effetti del Pistoia Blues si vedono anche alla luce del sole. I bagliori delle notti del festival, con le migliaia di persone che affollano Piazza Duomo davanti al palco, calcato da artisti internazionali, si ripercuotono infatti durante il giorno anche sulle attività commerciali, soprattutto locali, bar e ristoranti. Effetti positivi, a quanto ci dicono i gestori. Meno degli altri anni, però sì, c'è stato movimento, abbastanza. La qualità degli spettatori, dei blues, dei turisti, sicuramente sì. È una qualità diversa dall'inizio degli anni del blues. Sicuramente è migliorata. Tutto a posto, tutto bene come tutti gli anni, un po' troppo confusione, però quello è normale perché il blues è questo. Vendite è uguale, tutti gli anni è sempre uguale. Più o meno siamo lì, non è che cambi, c'è il giorno di punta, quello un po' meno, basta. Direi tutto bene, io lavoro sempre di giorno, quindi non mi è capitato ancora di vederlo realmente la sera come va col lavoro. Comunque ha creato un movimento anche il giorno. Sì, sì, assolutamente sì. Siamo a metà dell'opera, stasera sarà un'altra serata impegnativa, ci siamo divertiti e continuiamo fino a domani. Ma al di là del divertimento, il movimento che si è creato com'è? Aspetta, l'anno scorso credo migliore, hanno dato la possibilità a vari gruppi anche di suonare in giro, anche qui in Piazzetta degli Ortaggi. A livello commerciale tante cose, a livello commerciale abbiamo avuto un incremento tantissimo da mercoledì subito con Ben Harper. Qui c'è stato veramente una confusione a palla, dalle 5 del pomeriggio è stato subito un continuo gente su gente. Contentissimi dell'esperienza, contentissimi di quello che sta accadendo. Vediamo un po' il proseguo. La situazione è molto positiva, si è visto un grande afflusso di persone, un grande movimento, chiaramente il lavoro è aumentato e non solo per me, anche per gli altri nostri colleghi, devo dire è un'esperienza positiva da ripetersi. Anche i provvedimenti dell'amministrazione comunale per i giorni del festival, il divieto di esporre fuori dai locali apparecchi a fiamma libera, bracieri, fuochi, attrezzature di ogni tipo per la cottura di alimenti e le limitazioni nella somministrazione di alcol e birra, a parte qualche piccolo disguido delle prime ore, sembrano non aver inciso troppo sugli affari di bar e locali. Sta andando bene, è partito abbastanza bene il lavoro. L'unica cosa, non abbiamo avuto possibilità di esporre prodotti fuori all'esterno per la somministrazione. Ecco, questo vi ha danneggiato un po'? Sì, ha scaratterizzato un attimino la piazza, che è vocata al 100% all'alimentare, e il cliente che è arrivato non ha trovato i soliti prodotti in offerta. Nessun tipo di problema se si fossero capiti, perché secondo me ci hanno fatto togliere i tavoli e tutti si era capito che i tavoli venivano tolti per la pulizia della piazza. Ma stamani mattina io ho riaperto e le piazze non erano minimamente pulite e in più c'era parecchio puzzo in generale nelle strade. Non so come mai sia successo questo.